Oggi non si parlerà di serial killer, né di video legati al deep web. L'argomento di oggi fa parte della categoria paranormale, misteri inspiegabili, cui si può credere o non credere. Se siete pronti a fare questo nuovo viaggio, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un commento e ovviamente se non siete iscritti al canale vi chiedo gentilmente di farlo, cliccando anche la campanellina per ricevere notifica ogni qualvolta che carico un video. Detto questo, buona visione. Questa storia ha come protagonista una bambola chiamata Robert the Doll, che si dice sia stata posseduta da uno spirito. Tutto ebbe inizio nell'anno 1908 in Florida. Un bambino di 5 anni, Eugene Robert Otto, appartenente a una nota famiglia ricca e severa soprattutto verso la servitù, riceve in regalo una strana bambola. L'emittente non è altro che uno dei servi della famiglia che, stanco di essere umiliato, il bimbo gli diede il suo stesso nome, ovvero Robert. Con il passare del tempo si affezionò molto alla bambola, stabilendo un legame. Presto però la vita degli Otto cambiò. Strani fenomeni iniziarono a terrorizzarli, come ad esempio oggetti che si muovevano e rompevano da soli, stanze sempre in disordine, oggetti che si trovavano sempre in posti più insoliti. E ogni volta che i genitori di Eugene chiedevano spiegazioni al bambino, lui li fissava con uno sguardo terrorizzato, indicando la bambola come la responsabile. Con il passare del tempo i fenomeni peggiorarono. La servitù affermava che quando il bimbo era da solo, lo si poteva ascoltare mentre parlava con la bambola e si potevano udire strane voci che sembrassero assomigliare a pianti di bambini. E i vicini che passavano davanti casa dicevano che Robert si muoveva come se li fissasse. Eugene quasi ogni notte faceva incubi, svegliandosi urlando, e ogni volta diceva sempre la stessa frase: "È stato Robert". Una sera la signora Otto, dopo l'ennesimo urlo del figlio, mentre si precipitava nella stanza, udì un tuono sinistro. Quando entrò nella stanza di Eugene, lo trovò rannicchiato in un angolo a piangere e la bambola rivolta verso di lui che lo fissava. Anni dopo Eugene si trasferì a Parigi per studio e lì conobbe Anna, che sposò tempo dopo. Quando morirono i genitori di Eugene, i due tornarono nella casa dove la bambola era rimasta chiusa per anni. La sanità mentale di Eugene pian piano cominciò a peggiorare. L'affetto per la bambola lo portò ad una vera ossessione. Forse spinto da qualche forza esterna, chissà. La bambola aveva una stanza tutta sua ed era presente a tavola persino nei pasti. Annie iniziava a stancarsi di questa situazione e pensò di risolverla chiudendo la bambola nella soffitta. Ma Eugene lo venne a sapere e si infuriò, riportando Robert nella sua stanza. Il rapporto tra Eugene ed Annie iniziò a rovinarsi, perché egli divenne sempre più violento verso di lei. Eugene morì nel 1972 ed Annie lasciò la casa, ma 4 giorni dopo morì. Robert rimase in soffitta per tanto tempo. Tutte le future famiglie che abitarono la casa ebbero le stesse esperienze degli Otto. Da sottolineare, una famiglia con una bambina di 5 anni trovò Robert in soffitta e lo portò nella sua stanza. Presto anche lei fu terrorizzata dalla bambola, tanto da affermare che una volta ha cercato di ucciderla. Attualmente la bambola si trova in un museo chiamato East Fort Martello Museum, dove è meta di tantissimi turisti che sono curiosi di vedere Robert dal vivo. E se vogliono fare una foto con lui, devono educatamente chiedere il permesso. Chi non lo fa, nelle foto il volto di Robert sarà offuscato e il dispositivo può avere un malfunzionamento fino all'uscita. Ma ora facciamo un salto indietro. All'inizio del video vi ho detto che la bambola fu maledetta da un servo della famiglia Otto. Egli praticava il voodoo e la magia nera. Una volta i servi furono colti in flagrante proprio dalla signora Otto mentre facevano strani rituali.
Ah, prima di chiudere il video, c'è un altro particolare. Si dice che i capelli della bambola sono gli stessi di Eugene, il primo bambino cui si è legato. Ovviamente, ragazzi, quando si parla di paranormale è difficile poter dare una spiegazione logica. Questo è uno dei tanti misteri che saranno tramandati per molti anni. E tu cosa ne pensi? Andresti a visitare Robert al museo? Fammelo sapere sotto nei commenti. Io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo in un prossimo caso.